meglio non poteva cominciare questa partita. 100 presenze, premiazione dopo 7 secondi, fai gol e poi arriva una bella vittoria, una storia bellissima oggi. Sì, sì, da sogni, no? 100 partite con la maglia del CMB. Purtroppo non ci sono i nostri tifosi, che loro fanno grande parte di questi 100 partite, sempre presenti, sempre insieme a noi. Ma lo so che erano a casa e tifavano per noi. È stata una partita importante per noi perché dovevamo continuare questa striscia di positiva e siamo riusciti a fare una grande partita, concentrati dall'inizio alla fine, e questi 3 punti sono pesanti, importanti per noi. Avete dimostrato grandissima maturità e soprattutto la pazienza giusta per colpire nei momenti decisivi. Sì, sì, abbiamo studiato bene la squadra loro. Sapevamo che potevano a qualsiasi momento mettere il portiere in movimento, ci siamo preparati bene, abbiamo parlato tanto e siamo riusciti a gestire molto bene la loro partita. Bene anche la fase difensiva con il quinto di movimento, in pratica non hai mai corso pericoli. Sì, sì, alcuni tiri da fuori, ma abbiamo difeso bene, concentrati, è un grande lavoro di squadra, complimenti ai ragazzi. Adesso la sosta arriva al momento giusto per rifiatare e recuperare i compagni che non erano presenti oggi. Sì, abbiamo qualche infortunio di troppo, ma adesso i ragazzi avranno un po' di più di tempo per recuperare. Niente, riposiamo, che è importante anche il riposo dopo, credo abbiamo fatto 2-3 settimane di fuoco con viaggi lunghi, partite ravvicinate, quindi riposiamoci. Mister, 6° risultato utile consecutivo, una vittoria importante oggi perché avete dimostrato una grande maturità in campo. Sì, è stata una prova veramente di maturità, venivamo da un ciclo infernale, direi che lo abbiamo chiuso in bellezza, merito ai ragazzi che sono stati perfetti, e quindi direi che veramente è stata una partita quasi perfetta, perché abbiamo dato prova di gruppo, abbiamo perso Well in settimana per un piccolo problemino muscolare, inizio del primo tempo anche Wilde aveva avuto un piccolo affaticamento, ma poi per fortuna ha stretto i denti e ci ha comunque aiutato alla grande, e quindi i ragazzi sono stati perfetti. Tra l'altro abbiamo difeso per oltre 20 minuti il portiere di movimento, direi quasi alla perfezione, hanno fatto dei gol, però comunque dei gol con dei tiri, quindi merito anche a loro, e quindi nulla, complimenti ai miei ragazzi. Adesso ci prendiamo qualche giorno di meritatissimo riposo per poi rituffarci appieno nel campionato con ancora più entusiasmo e ovviamente con i piedi per terra, ma con la voglia di continuare a stupire. Tanto di buono visto in questa partita, arriva la sosta per la nazionale, una sosta opportuna per recuperare gli infortunati. Cosa andrai a lavorare in maniera più precisa per magari probabilmente correggere qualcosa che non ti piace? Non lavoreremo, daremo riposo, perché i ragazzi hanno fatto uno sforzo incredibile, sono stati qui a Natale, a Capodanno, non si sono mai fermati e quindi a volte il riposo serve. Questi ragazzi se lo sono meritato alla grande, quindi ho deciso di dar loro in accordo con la società una settimana di riposo. Certo, non è l'ideale, però bisogna fare di necessità virtù. Si gioca ogni 2 giorni e forse serve anche adesso un attimino staccare la spina, e quindi riposeremo, staccheremo tutti quanti la spina, i ragazzi chi potrà andrà un po' a casa dalle proprie famiglie e poi ritorneremo ovviamente con la voglia di continuare a lavorare duro per proseguire il nostro cammino.